Ciao a tutti ragazzi, bentornati per un altro video. E questo video sarà sulla nascita di The Cage, come è nato. È fatto sul canale Instagram, sulla pagina Instagram, un sondaggio e tanti di voi hanno risposto, quindi oggi facciamo questo video. E The Cage praticamente nasce quando nasce più o meno. Diciamo che nasce nella stagione invernale scorsa, non questa che si è praticamente conclusa, ma quella di anno scorso, del 2018-2019. E venivo da 3 anni al Vanilla, una bella situazione, nella nostra sala che era la No Name, molto. Situazione house carina, dopo che avevo fatto 5 anni a Razzon, ho fatto 3 anni lì. Carina, ho avuto grandi soddisfazioni anche lì, ho fatto vari party finish team, ok? Ed eravamo arrivati alla stagione invernale del 2018-2019, iniziamo al Cantiere 21, questa nuova avventura, sulla sala esterna. E partiamo con la nostra situazione. Parte subito a bomba, bellissima situazione, locale che va, tutte e due le sale, situazione bella, carina, no, bella, cioè molto bella, piaceva, mi piace, sono soddisfatto. E arriviamo, penso, a molto forte fino al Capodanno, facciamo il Capodanno. Poi arriviamo ai mesi, i primi mesi dell'anno nuovo, che di solito sono i più difficoltosi durante la stagione invernale. E lì capii che era arrivato il momento di fare qualcos'altro, perché mi sentivo come, cioè, vedevo la gente, non provavo più quello che provavo prima, cioè, non la sentivo, cioè mi divertivo, mettevo quello che volevo, c'era gente al locale, tutto quanto, però avevo intuito, capito che bisognava sinceramente cambiare qualcosa. È arrivato un momento che non, cioè, era tutto bellissimo, però andava tutto bene, però avevo capito che bisognava fare qualcos'altro, perché sennò sarebbe finita, sarebbe terminata. Non sentivo più quell'euforia, quell'ego che avevo prima. E quindi da lì già ebbi qualche segnale. Poi arriviamo alla fine della stagione, che è stata a maggio, che è stata una grande stagione, e io già avevo iniziato a pensare, guardavo i trend del momento. Cioè, ho sempre guardato un po' tutto il panorama europeo, anche viaggiando nei miei viaggi, nei miei DJ set in Europa. Cerco di captare le cose, anche quando vado là, le guardo, ascolto. Stavo capendo che il nostro suono era. Cioè, ho cercato sempre di innovare, però mi sembrava che era un po' scontato, un po' vecchio. Anche quello che proponevamo, sì, era bello, però cioè, secondo me stancava. Secondo 1.000 altre persone, secondo il locale che faceva 1.000 persone a sabato, sicuramente no. Sicuramente, secondo i proprietari, no. Non l'avrebbe fatto mai nessuno. Però bisogna sempre guardare le cose in maniera un po' più profonda. E quindi da lì è nato, sì, è nato da lì. Ancora non c'era niente, però non c'era neanche The Cage, però era nato. Da lì ci sono stati 3 mesi, nei quali, oltre a tutte le date che ho fatto, estive e quant'altro, mi sono buttato a capofitto anche insieme alla mia ragazza Rachele, che con lei abbiamo fatto un grandissimo lavoro, sia dalla parte grafica che dalla parte di quello che serviva. Abbiamo guardato sia a livello locale che a livello nazionale che a livello europeo. Abbiamo cercato di unire tutte le cose, perché è chiaro, non è che possiamo partire, per dire, sulla sala, per chi lo sa, del Cantiere 21 esterna con una cosa,
di un brand, copiando un brand mega festa che possa essere, che ne so, Arrow oppure un'altra roba. Bisognava captare tutti i dati che percepivamo, prendere quelli giusti e mescolare tutte le cose. Ed è stato un lavoro veramente durissimo. Da maggio io credo che abbiamo finito con tutto. Penso a settembre, in procinto di quando abbiamo aperto la stagione invernale al cantiere, quest'anno, 19-20. Però abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Io ho costruito proprio il marchio perché l'ho fatto fare, l'ho fatto disegnare, l'ho fatto disegnare a mano, l'ho fatto portare al computer e da lì è nato tutto. Poi ho un grafico mio che ringrazio perché gli rompo sempre le scatole e mi sta dietro ed è stata, se non il 50%, è stata una delle armi più importanti perché abbiamo una nostra linea grafica che ci contraddistingue, che io sfido chiunque, chi vede una nostra grafica, a dire quella è la loro, cioè lo sanno, oramai lo sanno, ci fa video tutto quanto, quant'altro, che ha fatto un lavoro incredibile. È stato il 50%. Poi ho iniziato a selezionare chi poteva e chi non poteva essere giusto, non dico utile, perché tutti potrebbero essere utili se mettono impegno in quello che fanno e se credono in quello che fanno. Ho iniziato a selezionare le persone. Poi c'è stata una scrematura. Che neanche ho fatto io perché le persone alla fine si sono autoselezionate, come in tutte le squadre si compongono, alcune persone le ritrovi all'interno della squadra e altre persone sono fedeli, ci credono nel progetto, altre non credono nel progetto, credono in altri progetti, come giusto che sia, sono personali. Quindi abbiamo fatto la nostra squadra. E quello, quando ci siamo visti, quello che ho detto ai ragazzi era che, secondo me, quello che era sbagliato attualmente, che c'era troppo la foga di fare il PR, di fare il locale, non si pensava più alla musica, non si pensava più all'allestimento, era tutto uguale, ognuno suonava ugualmente. Io quello che ho cercato di fare è dare una linea ben precisa, che si contraddistinguesse. Ho creato da zero una linea grafica di ambientazione per tutto il party. E su questo mi hanno aiutato tanto i miei ragazzi, sono stati vicinissimi, cioè c'ho veramente una grandissima squadra. Però la cosa che ci tengo realmente è che quando si è trattato di scendere in campo, siamo scesi in campo tutti uniti, sia sui social, ma anche sul campo, nel senso a montare le scenografie. Quello che manca oggi è lo sporcarsi le mani. Noi invece questa è la cosa principale e l'abbiamo fatto anche con piacere di farlo. Siamo andati al locale, abbiamo trapanato, abbiamo montato, abbiamo fatto tante cose. È stato veramente il fulcro. E quando vedi quelle cose sei sicuro e convinto del fatto che la cosa riuscirà. Infatti siamo partiti e siamo partiti subito forte e con i piedi per terra in una situazione piccola. E nel frattempo però, punto importante, io mi ero sentito con un mio carissimo amico e anche DJ. Non so adesso precisamente come ci eravamo sentiti, DJ Nos, durante il corso dell'estate. Ci eravamo parlati e ci eravamo detti: lui ha il party suo Magic Flowers, molto forte sulla zona dell'Alto Tevere. Ci eravamo parlati e avevamo capito che c'era questa possibilità di integrare le due cose. E difatti abbiamo iniziato un percorso anche al Clover insieme anche a Graziano, che è il proprietario del Clover, che ringrazio sempre per quello che ci fa fare. E abbiamo iniziato questo percorso che
è sfociato con diverse serate bellissime. Ricordo un capodanno incredibile. Abbiamo chiuso tipo alle 7 qualcosa, ma mostruoso. Siamo riusciti a fare anche Robert Duvall, che è un carissimo nostro amico, è nella nostra sala, che allestiamo ogni volta. Poi siamo arrivati al 29 febbraio, che abbiamo fatto un altro nostro carissimo amico, Fabrizio Maurizio, lì in Main Room. È stata veramente una bella situazione. Cantiere 21 è stata un'altra bella soddisfazione, perché abbiamo fatto delle serate veramente belle su una sala che realmente è molto difficile, perché parlare di sala, quella non è una sala alla fine dei conti, perché è un prolungamento del locale con un bar esterno con una tettoia dove ho fatto installare delle tende, abbiamo fatto mettere un sound system nuovo, ho creato una scenografia adatta al locale insieme a tutta la mia squadra. Parlo al singolare, ma come se parlassi per tutti, anche perché senza il loro aiuto non sarei stato in grado di fare nulla. Ci siamo organizzati per bene, abbiamo fatto delle line-up fantastiche. E la gente, quando ha visto questo e ha recepito questa cosa, veniva da me, veniva da noi, veniva dal nostro progetto. È arrivato un ragazzo spagnolo e mi ha detto: Manu, The Cage è figo. E io gli ho detto: io lo so che è figo, se no lo facevo. Se non lo facevo. E si è voluto integrare, tanta gente mi ha chiamato, si è voluto integrare. Adesso ci sono tanti progetti per il futuro. C'è il progetto, non ve li sto a elencare perché sennò finisce l'hype, e l'hype bisogna tenerlo sempre alto. Quindi questo è il progetto The Cage. Se volete altre spiegazioni, scrivetemelo in privato o nei commenti o dove volete. Sono felice di avervi parlato di tutta questa struttura. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate e di che cosa vogliamo parlare nel prossimo video, dato che credo che ancora per un lungo tempo ce ne sarà molto spazio. E vi saluto, vi ringrazio e vi dico di seguire la pagina The Cage su Instagram, seguire il nostro canale YouTube, seguire la nostra pagina Facebook e seguirci, perché ci saranno tantissime novità. Un saluto a tutti, io sono Manu P e questo è The Cage. Ciao!